Ben ritrovati con una nuova puntata di Cucina con Fantasia. Oggi siamo nel comune di Battipaglia e siamo ospiti di Raffaella D'Andrea, nota come blogger enogastronomica. Avete visto sul nostro sito, ogni tanto ci suggerisce qualche ricetta che noi abbiamo chiamato appunto le ricette di Raffaella. Oggi siamo a casa sua per raccontare un po' questo mese attraverso una ricetta. Raffaella, grazie per l'ospitalità. E raccontiamo quindi ai nostri telespettatori quale sarà la ricetta di oggi e perché hai scelto questa. Benvenuti a casa mia, io dico sempre nella mia cucina green, come vedete, un po' così dal colore, ma anche perché green è il mio stile di vita, sia riguardo le ricette che propongo, ma anche nel modo e nell'uso che mi confronto con la società attuale. Quindi sono sempre ricette molto biosostenibili, anche tenendo conto delle nostre eccellenze gastronomiche del territorio. Noi siamo nella Piana del Sele e proprio io con il mio blog Sfadellato Tavola, che ritroverete un po' su tutti i social, faccio una grande promozione in questo territorio in cui credo tanto. Abbiamo l'oro, lo dobbiamo solo far venire fuori. E come le zucche che oggi vi presento, le zucche sono per antonomasia in questo periodo la rappresentazione dell'autunno, ma c'è anche Halloween che avverrà a breve, e la mia ricetta conterrà proprio la zucca, ma non è niente di salato, ma è un dolce. Infatti vi voglio proporre una qualcosina da fare molto facilmente anche con i bimbi. In queste festività poi c'è anche proprio la voglia di mettersi in cucina con i bambini, con i familiari, e riuscire a creare un qualcosino di dolcino goloso, ma che sia anche molto sano, tenendo conto che anche i bimbi, non solo noi adulti, devono mantenere comunque una dieta molto equilibrata, quindi stare attenti agli zuccheri, ai grassi e a tutto quello che può essere nocivo per la nostra salute. Quindi questi muffin sono perfetti per Halloween. Lo stesso impasto può essere fatto con plum cake, ciambella, torta, guarnito, farcito, riempito con le varie creme. Però quello che vi propongo è proprio il classico cupcake di Halloween. Quindi passiamo agli ingredienti, Raffaella. Allora, le classiche uova. Se riuscite, preferite sempre quelle da allevamento a terra, farina, zucchero di canna, cacao, e l'elemento indispensabile, però che tenete segreto fino alla fine, non lo svelate, è la zucca. Questa è una purea di zucca che ne andremo semplicemente ad amalgamare insieme. E partiamo. Allora, iniziamo col montare le uova. Io non divido neanche l'albume, perché come vi ho detto è una qualcosa veramente che deve essere velocissimo. In mezz'ora voi avete il vostro cupcake pronto, giusto il tempo di raffreddamento. Quindi le uova noi andiamo a montarle direttamente albume e tuorlo. L'importante è che le fate diventare belle spumose. Ecco qua. Nel momento che l'uovo più ingloba aria, più il dolce sarà soffice e meno grasso, cioè meno olio o burro ci sarà bisogno. Il prossimo passaggio è lo zucchero, che io ho già pesato, sono 150 grammi di zucchero di canna. Amalgamiamo bene, facciamo sciogliere lo zucchero, deve diventare una crema. E approfittiamo, parliamo anche un po' di te, Raffaella, come nasce questo amore per l'enogastronomia? Mamma, fin da piccolo ho avuto la passione per la cucina, perché la cucina è una coccola. Quando si prepara un bel pasto, quando poi si prepara un dolce, è un modo di trasmettere il proprio amore a chi si vuole bene. Anche se io ho studiato ben altro, liceo scientifico, giurisprudenza, però poi ho dato la scelta, la priorità alla mia famiglia. E nella mia famiglia, nel corso degli anni, ho sempre preparato tutti i loro pasti, ma come anche i dolci e tutto quello che poteva riguardare l'alimentazione dei miei figli. Però non solo quello, perché io non curo solamente quello che mangiamo, ma anche la presentazione, perché prima di tutto si mangia con gli occhi. E anche in un regime dietetico restrittivo, quando tu porti una bella pietanza ben presentata, poi fa meno male mangiare di meno.
andiamo ad aggiungere la farina pian piano. La farina aggiungiamo un cucchiaio alla volta, la facciamo amalgamare e poi aggiungiamo il resto. Sono 200 grammi di farina. L'elemento principale, quello che vi darà sofficità a questi muffin e li renderà particolari, è la polpa di zucca. 200 grammi di zucca precedentemente sbucciata e cotta. Mi raccomando, se riuscite, cuocetela al forno perché così sarà meno acquosa. L'importante è che non aggiungiate acqua, oppure se proprio necessario non tantissimo, altrimenti non vi troverete poi con la consistenza del preparato. Ecco qua. Allora, adesso così è buono, ma se vogliamo renderlo anche più goloso, anche per farlo a mangiare a chi non piace la zucca, andiamo ad aggiungere del cacao oppure del cioccolato o delle gocce di cioccolato. Io aggiungo semplicemente del cacao per, come abbiamo detto prima, renderlo ipocalorico. Quindi è un cacao amaro, ci darà quel bel color cioccolata, se lo renderà più gustoso, ma non abbiamo aggiunto calorie. Ne mettiamo un cucchiaio e ci rendiamo conto. Del cacao io non vi do dosi perché è un qualcosa che è a preferenza. Lo vogliamo un po' più scuro, ne mettiamo di più. Un po' più chiaro, ne mettiamo di meno. Infine aggiungiamo il lievito ben setacciato per evitare che ci siano grumi che non fanno lievitare bene il composto. Guardate. Ecco qua, lo andiamo piano piano ad amalgamare. Ecco, l'impasto è pronto, guardate già com'è goloso. Adesso vi faccio vedere com'è facile fare dei muffin. Prendiamo la teglia da forno. Io uso questo metodo qua, anche se ci sono delle teglie già con gli spazi appositi per fare i muffin, però ne entrano pochi. Io ragiono sempre da madre di famiglia e quindi faccio le cose in quantità industriale. Guardate, questi sono semplici pirottini che trovate al supermercato a poco prezzo. Per una dose di 3 uova di questi muffin alla zucca ne escono più o meno 16, con questi pirottini da 5 cm. Poi se è normale che se li usate più grandi ce ne saranno di meno, se sono più piccoli ce ne saranno di più. Io l'ho scelto arancione proprio in tema Halloween. Ne andiamo a mettere uno per ogni pirottino di stagnola. A cosa serve questo? Usando dei semplici pirottini di carta, durante la cottura si vanno ad allargare e quindi non avremo un bel effetto. Io l'ho preso arancio e li ho presi bianchi per dare un po' alternanza di colore. Il pirottino di stagnola permetterà che il composto cresca senza far allargare il pirottino. Con un mestolo, ecco qua, il mestolino che avete in cucina lo dovrete riempire per 3/4. Questo è il lavoro che si fa chiaramente per ogni muffin. Certo, fino a completa esaurimento, fino a completo esaurimento del preparato. E a questo punto, Raffaella, è il momento di metterli in forno. Sì, allora andranno nel forno preriscaldato a 180 gradi per 15-20 minuti. Poi io vi consiglio sempre di fare la prova a stecchino, cuociono facilmente essendo in piccole porzioni. Siamo arrivati quindi al momento della decorazione. Sì, allora questo è il frosting, quella bella crema che noi vediamo sui muffin, che troviamo in quelle belle cupcherie, si chiamano, un po' in qualche bar un po' più prestigioso. Adesso vi faccio vedere come facilmente potete farlo in casa. Questa è panna montata, che ho precedentemente già montata e tenuta in frigo, perché la cosa essenziale deve essere ben soda e ben fredda per riuscire poi a mantenere tutto il frosting, così si chiama questa preparazione. Non andiamo a mettere gelatina, non andiamo a mettere nessun addensante. Questo è un formaggio spalmabile,
L'unica cosa, andiamo a ammorbidire questo formaggio prima di andarlo ad aggiungere alla panna montata, perché sennò che cosa potrebbe creare? Che smonda anche la panna montata. Logicamente, anche se si smonda la panna montata, io fate tutto in fretta, non vi preoccupate, tenetelo un po' in frigo e si rimpatterà il tutto. Mettiamo giusto un pochino di zucchero a velo, perché noi abbiamo già la dolcezza della panna montata, quindi giusto un pochino. Ma anche lo zucchero somnolato va bene. Vedete, allora abbiamo ammorbidito il formaggio spalmabile e lo andiamo ad aggiungere piano piano alla panna. Con questo tipo di farcia di crema potete andare a farcire le torte, accompagnare un gelato. Adesso siamo in prossimità delle feste, pure i pandori, i panettoni, è buona in tutto. Questa è una... versatile come... Sì, ma è una mousse. Sì, è una mousse che negli ultimi anni uso tantissimo, anche per le classiche torte di compleanno. Ecco qua fatta. Quanto ci ho messo? 5 minuti? Neanche più di tanto. E adesso aggiungiamo il colorante. Aggiungiamo il colorante, ve l'ho detto, io per Halloween ho scelto il nero, ma potete farlo arancione, potevamo usare il cacao, la cioccolata pura, per farlo un po' più mostruoso, anche se il nero è un pochino dispettoso, lo sai Angela? Sì. Perché prima per avere un bel nero ne devi aggiungere parecchio, sennò ti viene un grigetto slavato. Se poi alla fine dell'aggiunta del colore vi dovesse risultare un pochino troppo liquido, perché la panna lavorandola si fa un pochino a sciogliere, tenetela in frigo, un pochino in frigo. Si ricompatta. Sì, 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 si riassoda tutto. I muffin stanno cuocendo, questa qua la andiamo a rimettere in frigo e nel frattempo che sono pronti i muffin, logicamente i muffin fateli ben raffreddare, altrimenti si scioglie il tutto. E a questo punto sformiamo i nostri muffin. Sì, in 15 minuti sono cotti i muffin. Guardate che meraviglia. Per me è sempre una gioia quando apro il forno e trovo poi la lievitazione ben fatta. È una vera gioia. Scottano, ma ve li voglio far vedere. Guardate. Logicamente è preferibile farli raffreddare, poi sorgono dei pirottini, sennò poi si vanno ad ammassare. E adesso passiamo alla decorazione. Sì, come avete visto, ecco, i muffin sono pronti, sono cotti. Eccoli qua. Sono già bellini e golosissimi così, e vi voglio far vedere la sofficità. Dopo, anzi Angela, ne apriamo uno, lo facciamo vedere ai nostri amici come assolutamente sì. Guardate. Quindi l'impasto è venuto ottimo. Con l'aiuto di una sacca a poche dove ho messo la farcia che ho preparato prima, vi faccio vedere come partite dall'esterno e andate a creare una rosa, un fiore. Ecco qua. Io ho preso delle zucchette di marshmallow. C'è in questa confezione il teschio viola, però io preferisco la zucchetta. Se vedete le mie mani nere, non vi preoccupate, è il colorante, che poi basta lavarli bene con il sapone. Ecco. Ed ecco l'effetto finale Halloween. Finale. Poi possiamo veramente dare sfogo alla nostra creatività. Queste sono delle lentine di cioccolato di vario colore. Io prederico l'arancio. Poi trovo queste altre bellissime decorazioni, guardate, a forma di zucchetta, di fantasmino. E qua ci divertiamo, grandi e piccini, a metterle. E così proseguirete fino alla fine. E direi che l'effetto è wow. E a questo punto, guardate quanto è bello, non resta che assaggiarlo e ringraziare Raffaella per l'ospitalità. E approfitto di questa prima puntata per dirvi che Voce di Strada e Spadella Tavola ha iniziato una collaborazione, quindi questa non è la prima ricetta che ci illustrerà Raffaella, ma ne seguiranno altre, quindi per la prima, diciamo, del mensile che faremo con lei con gran piacere. È un piacere tutto mio, una collaborazione tra donne, facciamo vedere che sappiamo essere solidali, che riusciamo a fare grandi cose. Io vi aspetto su Spadella Tavola e su Voce di Strada. E a voi tutti vi do appuntamento alla prossima.